Amici di Fano TV, buongiorno. Per lo speciale di oggi ci troviamo nella sede di Pesaro della Camera di Commercio delle Marche. Ci sarà una conferenza stampa e a seguire l'inaugurazione dei balconi della sede camerale completamente restaurati, quindi andiamo subito ad incontrare i nostri ospiti. Diamo il buongiorno al Presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabattini. L'ente da sempre promuove e valorizza il territorio e la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale. Quest'oggi parte proprio dalla vostra sede. Dico parte perché è un punto di partenza e non di arrivo quello odierno per una serie di appuntamenti che lei stesso ora ci spiegherà. Sì, un ringraziamento lo voglio fare a tutta la Giunta Camerale che insieme a me hanno appoggiato questa linea di rivisitazione architettonica delle nostre sedi camerali. Sono tutte sedi vincolate dalle belle arti, sono tutte sedi che nelle giornate del FAI vengono visitate da parecchi turisti e sono sedi che le comunità vivono a livello diciamo turistico, a livello architettonico, e da Pesaro volevamo iniziare un nuovo progetto di ristrutturazione, di messa diciamo al recupero di alcune parti di queste meravigliose sede. Qui siamo partiti con i balconi, avevano delle problematiche dovute agli anni in cui non erano mai stati diciamo restaurati. Purtroppo l'età passa anche per le strutture, per le opere d'arte come queste, e abbiamo deciso proprio prima del Natale di poterle recuperare, di poterle dargli una nuova lucentezza e poter dimostrare alla comunità pesarese che le Camere di Commercio tengono molto anche alla storia, alla cultura e alla possibilità architettonica di valorizzare dei centri storici importanti come questi. È importante perché la cultura e la storia fa muovere anche l'economia, perciò avere la Casa dell'Economia con una nuova lucentezza ci dà una speranza di forza per le nostre imprese per il futuro, che insieme alle istituzioni nazionali, europee e regionali dobbiamo trovare quelle sinergie per poter far ripartire, quando tutto sarà terminato con questo maledetto virus, una nuova economia per la Regione Marche. Giornata allora davvero importante, quella odierna. Siamo con il vicepresidente della Camera di Commercio e allora Camera con vista su una Pesaro tutta da scoprire. Ma credo che questi balconi che oggi vengono diciamo riproposti dopo un restauro importante sono un valore molto significativo da un punto di vista culturale, perché hanno anche dentro i calchi di strumenti musicali. È come se questa diciamo, idea futura che si è realizzata nel tempo potesse avere antiche e nobili radici. La Camera di Commercio rappresenta quindi anche un elemento storico fondante sul valore della musica per Pesaro, che come tutti quanti sanno è diventata città UNESCO della musica. Le Camere di Commercio sono un patrimonio collettivo della società, hanno delle sedi bellissime su tutte le Marche. Oggi presentiamo un aspetto importante di valorizzazione dei beni culturali e credo che valorizzare i beni culturali significa anche fare l'interesse dell'economia, perché una componente importante del nostro sviluppo passa anche attraverso la cultura. All'interno della cultura la musica è l'arte più sublime, perché è immateriale, parla allo spirito e ha la caratteristica della universalità. Sentito e doveroso il saluto del primo cittadino, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, perché l'appuntamento odierno naturalmente è un valore aggiunto a questa bella e ridente cittadina. In un momento storico particolare come questo sicuramente la rivalorizzazione e riqualificazione del territorio è fondamentale. Sì, avevamo già dimostrato tra la prima e la seconda ondata quest'estate che come città puntiamo tutto sulla bellezza e sulla cultura come ripartenza.
A maggior ragione lo dovremo fare alla fine di questa seconda ondata, che speriamo sia crei meno danni possibile, anche se tanti già ne ha creati, sia sanitari che economici, e anche perché avremo una stagione di investimenti importante nei prossimi anni. Il fatto che la Camera di Commercio abbia deciso di riqualificare dei pezzi artistici di un palazzo comunque molto importante per la città di Pesaro, sia per collocazione che per storia, e è molto importante, e quindi è un piccolo contributo che si dà non solo al palazzo ma complessivamente alla riqualificazione e all'investimento della città tutta sulla bellezza. La Camera di Commercio presente oggi in tutte le sue forme, in tutte le sue sfaccettature, a sostegno comunque delle imprese, in rappresentanza di queste, Moreno Bordoni, buongiorno. Buongiorno, oggi siamo qui per un momento molto importante. La Camera di Commercio come sempre dimostra di essere vicino al territorio, di essere vicino alla città, perché con questa ristrutturazione dei terrazzi, comunque in pieno centro storico, diamo ulteriore valore a quella che è la potenza anche di monumenti della nostra città. Quindi un gesto molto importante che unisce il saper fare dei nostri artigiani alla cultura, all'arte. Una grande virtù della nostra Camera di Commercio che dimostra per l'ennesima volta quanto è importante essere ben radicati nel territorio per poter fare il bene di imprenditori che nella storia hanno fatto davvero il bene di tutta, diciamo, la nostra comunità. Rappresentanza dell'Università Politecnica delle Marche, la professoressa Ramona Quattrini, che in qualità di ricercatrice e curatrice del disegno dell'architettura ha seguito passo passo i lavori di ristrutturazione. Buongiorno. Buongiorno, sì, io mi occupo da tanto tempo di questo edificio, la mia carriera, diciamo, di ricercatore effettivamente è nata con questo edificio perché ho svolto su di esso la mia tesi di laurea e sono contenta di vedere che nel corso degli anni l'ente camerale continua a tenere alta l'attenzione sull'importanza di questo edificio, soprattutto come documento di un periodo storico, quello tra le due guerre, in cui si costruisce tanto e si costruiscono edifici di qualità che rimangono come documenti fino a noi oggi. Quindi un lavoro di ristrutturazione e rivalorizzazione comunque di un palazzo che dal punto di vista architettonico aveva già il suo perché. Sì, esatto, più che altro forse una cura costante nel tempo che non ha richiesto effettivamente interventi di restauro, proprio perché l'edificio era costruito bene, il concorso che lo fa nascere viene definito come un concorso pienamente riuscito e siamo nel 1933, poi dopo la realizzazione viene ultimata nel 1936 e appunto c'è una cura di scelta dei materiali e di qualità globale dell'edificio che ha consentito alla Camera di Commercio di continuare a utilizzarlo nelle sue funzioni precipue anche senza grossi interventi di restauro, ma continuamente con una cura costante che ha riguardato le facciate, per esempio, nel corso del tempo e adesso, oggi, riguarda appunto i pannelli marmorei dei balconi. Ma sono appunto interventi minuti che non snaturano la natura dell'edificio, ma ce lo conservano pienamente. Grazie per essere stata con noi. Andiamo subito allora a vedere questi balconi. Dalla Camera di Commercio, sede di Pesaro, è tutto. Noi vi ringraziamo per l'attenzione.